Voglio fare prima un esempio e poi voglio fare soltanto il teorema della convergenza puntuale per la serie di potenze. Allora, cominciamo con un esempio. Prendiamo la formula di Taylor di E alla X. Allora, noi sappiamo che E alla X è la somma più che la formula di Taylor, la formula di McLaren, cioè quella con tutto in senso. Somma per K che va da 0 a n di x alla k su k fattoriale, se vi ricordate, e poi c'è il resto ennesimo. Allora il resto ennesimo io lo posso esprimere sotto forma di Lagrange. Che cos'era? Era la derivata ennesima della funzione, ma la derivata ennesima della funzione è sempre esponenziale, calcolata in un punto xi fratto n fattoriale per x alla fratto n più 1, scusate, fattoriale per x alla n più 1, dove sì, in valore assoluto deve essere prima del valore assoluto. Allora, prendete questa serie qua, questa formula qua, ok? Questa è la formula di Taylor dell'esponenziale, se vi ricordate ho fatto studiare bene questo per fare lì. E poi c'è questo. Quindi l'unica cosa dove potreste avere dei dubbi ve lo calcolare. Allora, e alla xi chiamiamo m il massimo di e alla t per t in valore assoluto meno uguale di x. Beh, è chiaro che ci posso mettere anche xi qua dentro. Quindi questo è più grande di alla xi. Questa è una costante perché non dipende da n, dipende solo da x. È una costante se non cambiamo n. Quindi, quando n tende a infinito, che succede? Allora, qui abbiamo tre termini. Cioè abbiamo questo che è una costante e rimane alla x. Questo cosa fa? Allora, qua c'avete una quantità che è fissa, è una costante fissa. Cioè, scusate, ho sbagliato. È variabile perché questo xi può dipendere da n. Però, quello che non cambia è che è sempre meno di n, perché xi con n è sempre compreso tra meno x e x. È chiaro? E xi con n lo posso mettere qua dentro, qua prende il massimo, quindi è sempre più piccolo. Quindi questo è più piccolo di una costante. E qua c'avete x alla n più 1 su n più 1 fattoriale. Qual è il limite di questa successione? Qual è il limite di una successione del tipo a alla n su n fattoriale? Oppure m alla n, diciamo, l alla n su n fattoriale. L, eh? Ricordate? Questo è esponenziale, ma questo è fattoriale. Tendeva a 0. Se fate i rapporti di due successivi, vedete che tende. Quello dopo fatto quello prima tende a 0, quindi questo tende a 0. Quindi che vuol dire? Che questo tende a 0. E questo. Allora, questo è costante. Questo tende a 0, questo è la differenza, quindi a chi deve tendere? A e alla x. Ma d'altro canto questo a chi tende? Questa è la somma parziale, che vuol dire? Che tende alla somma totale, che deve essere uguale a e alla x. Vabbè, uguale alla x. Cioè, non dimentichiamo questo passaggio, come queste sono le somme parziali, se tendono a e alla x, e alla x deve essere la somma di tutta la serie. È chiaro? Quindi abbiamo dato un esempio e questo cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo appena dimostrato che questa è la serie di Taylor dell'esponenziale. Dove succede questo? Dove c'è questa uguaglianza? Quindi possiamo scrivere qua e alla x uguale somma, adesso la n, uso la n perché è libera, x alla n su n fattoriale. Dove vale? Io dico che vale per ogni x
perché questo ragionamento lo potevo fare in ogni x. Quindi quella serie converge puntualmente da per ogni x, stiamo parlando di convergenza puntuale, ok? La convergenza può essere uniforme? Sì. Ma può essere uniforme su tutto R? No. Perché? Allora, cosa notiamo? Notiamo che questi qua dentro, cosa sono? Sono dei poli? Dei monomi. Cioè le somme parziali sono polinomi. Polinomi di Taylor, di Radon, di McLaren. Allora, pensate a un polinomio. Allora, vabbè, mo non si può capire bene perché ho scelto la x. Se sceglievo seno di x funzionava uguale, perché qua ci veniva o seno o coseno, quindi era limitato qua. Stesso schema. Allora, pensate alla funzione seno e pensate a un polinomio. Un polinomio di qualche grado a un certo punto deve andare, se è di grado dispari deve andare più infinito da una parte e meno infinito dall'altra, se è di grado pari magari a più infinito oppure a meno infinito. Quindi quando vado a fare su tutto R, è limitato il polinomio su tutto R? No. E allora come faccio a mettere la convergenza uniforme? Per renderlo limitato un polinomio, che devo fare? Devo considerarlo su un inter? Allora, vedremo che qua la convergenza è puntuale. Se siamo su tutto R è solo puntuale. Se appena ci mettiamo su un limitato, la convergenza diventa addirittura totale. Perché? Mettiamoci sul limitato, cioè supponiamo che x in valore assoluto sia meno o uguale di n. Allora, che cosa significa? Che la norma di x alla n infinito sarà minore o uguale di m alla n, o no? Se la norma di, cioè, questo qua è meno, se x è compreso da meno m n, questo è meno uguale di m, anche in norma infinita è meno uguale di m. Se lo elevo alla n sarà meno uguale di m elevato a n. Quindi questa serie qua, la somma, diciamo, siamo in meno mm, la somma per n che va da 0 a più infinito x alla n su n fattoriale in norma infinito è minore uguale di che cosa? X alla n, questo sembra è minore uguale della somma per n che va da 0 a infinito di m alla n su n fattoriale che abbiamo appena dimostrato prima che è alla n, che quindi la somma è finita. Allora che vuol dire? Che questa somma è finita, questa somma è finita e quindi la serie converge totalmente. Quindi su ogni intervallo la convergenza è uniforme. Dice no, ma no, no, solo se l'intervallo è chiuso. No, no, pure se l'intervallo è aperto. Perché? Se lo prendete l'intervallo aperto, semiaperto, come va, comunque è contenuto nell'intervallo chiuso. Se una serie o una successione converge uniformemente su un insieme più grande, a maggior ragione converge uniformemente su un insieme più piccolo. Quindi, se stiamo su R, la convergenza è solo puntuale. Ma se stiamo su un limitato, noi prendiamo gli intervalli chiusi perché sono comodi, ma basta che sia limitato, la convergenza diventa, com'è quella convergenza lì, come si chiama? Totale, che è meglio di uniforme. Quindi vedete, tutto R, su tutto R, totale, su un limitato. Allora, questa cosa qui non è un caso particolare, è un caso, diciamo, se interpretato nella giusta maniera, è un caso abbastanza generale. Cioè, quando andiamo a fare una serie di monomi, cioè di potenze, e le andremo a definire tra poco, ogni serie di potenze, diciamo, se andiamo a vedere la convergenza puntuale, dove converge? Convergerà in un intervallo, che può essere anche tutta la vetta. Però converge
se la serie è centrata in 0, converge in un intervallo di centro origine, cioè converge tra meno r ed r, dove r è quello che chiameremo raggio di convergenza. Se il raggio di convergenza è infinito, converge su tutto r. Quindi dovete immaginare che una serie di potenze converge sempre su un intervallo meno r, puntualmente. E sulla frontiera? Boh, bisogna andare a vedere caso per caso, il meno r ed r. E fuori dell'intervallo? Non ci converge. E per convergere totalmente che devo fare? Mi devo staccare da R. Meno R più epsilon R meno epsilon. E allora c'è convergenza totale. Chiaro? Quindi qua per staccarsi da, siccome R è infinito, in questo caso staccarsi da R significa ridursi a un limitato. Ok? Vabbè, qua è detto molto in molta sintesi, eccetera, però lo schema è questo, c'è poco da fare. Adesso dobbiamo semplicemente tradurre questo schema in teoremi. Quindi possiamo passare dall'esempio a dei teoremi. Prima, naturalmente, di avere i teoremi dobbiamo fare le definizioni. Allora, che cos'è una serie di potenze? Una serie di potenze oh, una cosa, ve lo dico, qua lo dico, ma non lo sviluppo questo discorso. Noi questo lo facciamo in R. Però già la terminologia raggio di convergenza vi dovrebbe far capire che la stessa cosa funziona se invece di usare la variabile reale usiamo la variabile complessa. Ok? Invece di usare i moduli dovremmo diciamo i valori assoluti dovremmo mettere i moduli. Però funzionerebbe tutto tale e quale se parlassimo in C. Quindi invece di mettere x con 0 metteremo z a 0, invece di mettere x metteremo z, eccetera. Però non lo faccio perché sennò mettiamo troppa carne a cuocere e non ci capiamo. Che cos'è una serie di potenze centrali x con 0? Una serie di funzioni fatte così: somma per n che va da 0 a infinito di a con n per x meno x con 0 alla n. Ok? Allora, qual è la prima cosa che si fa? Non si studia questa qua, ma si studia, si pone y uguale x meno x con 0 e nella variabile y, sempre y può variare in n, si va a studiare quest'altra serie. Quindi la prima cosa che si fa la traslazione e si centra nell'origine. Quindi diventa a con n per y con n. Questa è centrata in 0. Allora, qual è il teorema? Allora, quando io scrivo la serie non significa che converge, significa solo che abbiamo, se vi ricordate, la simbologia della serie indica sia la serie sia la somma. Quindi quando io scrivo la serie vuol dire ci sta la serie. Oh, converge, non converge, boh, chi lo sa. Teorema sulla convergenza puntuale. Allora, sia data sia somma per n che va da 0 a più infinito, già con n, x alla n, qua la y la richiamo x per comodità, una serie
di potenza centrata in zero. Poniamo L uguale al massimo limite su n della radice ennesima del valore assoluto degli esponenti. Quindi, come vedete, è una serie di monomi con dei coefficienti avanti. La somma parziale è un polinomio. Allora, si va a prendere L, poi si pone R uguale a più infinito se L è uguale a 0, a 0 se L è uguale a più infinito, e poi si pone uguale a 1 su L se L è compreso tra 0 e più infinito. Okay. R si chiama raggio di convergenza. Questo qui si chiama raggio di convergenza. Allora possiamo dire tre cose. Lo scrivo qua sotto, adesi, poi mi sa, vabbè, una, la prima facciamo a tempo di mostrarla. Allora, la serie converge se il valore assoluto di x è minore di r. Oh, naturalmente se r è più infinito vuol dire che il valore assoluto di x, cioè, converge su tutto r, che poi ci avete minore e più infinito. La serie non converge se il valore assoluto di x è maggiore di r. Come vedete, se il valore assoluto di x fosse uguale a r, mettiamo che r viene 1, quindi se, il valore, se x è uguale a più o meno 1, questo teorema non dice nulla. Lì bisogna andare a vedere caso per caso. Se x è uguale a meno r o uguale a r, bisogna andare a vedere caso per caso. Infine, questo è il teorema di convergenza puntuale. Inoltre, la serie converge totalmente allora facciamo due casi in diciamo meno r su epsilon r meno epsilon se r è finito. Ed epsilon è un numero positivo. 2 flui limitati, diciamo se R, diciamo in meno m, m, cioè flui limitati, se R è uguale a più infinito, ed m maggiore di 0. Quindi m è libero, anche qua epsilon è libero. Quindi in questo caso converge totalmente. Cioè, praticamente che significa? Quando è che converge totalmente? Vi dovete staccare dalla frontiera dell'insieme di convergenza. E la frontiera è diciamo, tutto l'insieme di convergenza va da meno r fino a r, almeno intervallo aperto. Poi gli estremi bisogna vedere. Se vi stringete e vi mettete dentro, la serie converge totalmente. Se qua vi stringi e ti metti su un limitato, anche se come diceva su tutto R, la serie ci va a commettere tutto. Ok.
Allora, c'ho ancora 6 minuti. Andiamo a dimostrare, vediamo se arriviamo, riusciamo ad arrivare fino a qua, ma comunque la prima riga la dimostriamo, la seconda vediamo, la terza non ce la facciamo, la dimostriamo meglio. Allora, se vi ricordate, che significa che x è minore di r? Allora faccio il caso che r sia uguale a 1 su l, minore di più infinito e maggiore di 0. Oh, la serie per esempio in 0 converge se tutte le serie di potenza in 0 ci convergono, ma tutto 0 qui. Quindi ci sono tre casi, r uguale a 0, r uguale a più infinito, r compreso, diciamo l'unico caso significativo, gli altri sono banali, insomma, se sapete farlo in questo caso dovete fare anche negli altri. Quindi prendiamo il caso che r sia finito e positivo. Allora, che significa che x in valore assoluto è minore di l? Vi ricordo che l è 1 su l. Quindi vuol dire che l per x è minore di 1. Porto l di qua. Allora, dico sia epsilon positivo, tale che l più epsilon per x sia ancora meno di 1. Allora vi ricordo che esiste un indice n, noi abbiamo fissato un epsilon maggiore di 0, esiste un indice n tale che se n è più grande di n, allora a con n in valore assoluto la radice ennesima di a con n è minore di l più epsilon, perché questo qua era il massimo limite. Allora, se vi ricordate, il massimo limite, se lo aumentate di epsilon, la successione è definitivamente minore del massimo limite più epsilon. Dall'altra parte invece, se diminuisco di epsilon, era soltanto frequente. Quindi che succede? Che a con n in valore assoluto è minore di l più epsilon alla n. Questi sono numeri positivi, elevo alla n. Quindi che vuol dire? Che a con n per x alla n è minore di l più epsilon per x tutto elevato alla n. Chiaro? E questo l'ho maggiorato con l più epsilon alla n, questo è x alla n. Ma questo qua, chiamatelo alfa, alfa com'è? Alfa è minore di 1. Quindi che cos'è? Il termine generico di una serie, come si chiama? Geometrica convergente. Quindi che cosa ne serve? E quando vado a fare somma per n che va da 0 a più infinito di a con n x alla n, questo è minore di somma per n che va da 0 a più infinito di alfa alla n che è uguale a 1 fratto 1 meno alfa, e quindi è convergente. Quindi che significa? Che la serie di partenza convergeva assolutamente. E quindi com'è già anche semplice? Semplicemente. Questo implica che la somma converge. Ok? E questo mi dice subito che tra meno r ed r, questo che significa? X appartenente a meno r, la serie converge. Ok? E qua finiamo. Adesso cosa dobbiamo far vedere la prossima volta? Preannuncio, così la prossima volta non arriva. Oh. Se x in valore assoluto è maggiore di r,
sfrutteremo un'altra proprietà, cioè frequentemente quello è maggiore di L-Epsilon, frequentemente è maggiore di L-Epsilon per XLN, ma frequentemente quello è maggiore di 1, frequentemente è maggiore di 1. Ma se frequentemente è maggiore di 1, significa per infiniti termini maggiore di 1, ma voi sapete che una serie, se il termine è generico, se la serie è convergente, il termine generico deve tendere a 0, allora non può essere infinite volte maggiore di 1. Quindi sarà esattamente la ripetizione, lo stesso ragionamento, però attenzione, noi non dimostriamo che con quei valori assoluti la diverge, no, perché tra l'altro non dimostreremo neanche che non converge, perché una serie può essere convergente anche se i valori assoluti divergono. Invece no, noi dimostriamo che il termine generico non tende a zero. Se il termine generico non tende a zero, o col valore assoluto o senza valore assoluto, non ci tende a zero, e allora la serie non può convergere, perché una condizione necessaria affinché una serie convergesse, se vi ricordate, è che il termine generico deve tendere a zero. Questo lo vediamo.